Quindi vediamo l'ennesimo Tron contro Kosaka che gioca Bjerde. E sì, in assoluto secondo me il Pioneer non è assolutamente meglio del Modern, ragazzi. Cioè, io penso che se domani facciamo un GP con 800 persone beccate un Tron in 15 turni, barra 2 proprio al massimo. Il Pro Tour non è vero che rispecchia da sempre quello che è il formato, non è assolutamente vero, perché ci sono, come ho detto prima, il Pro Tour di Creativity in Pioneer ha dimostrato che il mazzo che ha vinto il Pro Tour, che ha performato meglio in quel momento, non era uno dei mazzi più giocati del formato. È legittimo. Certo che puoi avere un parere diverso, non è che assolutamente, cioè per me non assolutamente non c'è alcun problema, no. Però mi sembra una follia, almeno personalmente, quindi almeno parere mio è quello. Poi, e io sono stato, guarda, veramente uno dei grossi, cioè io fino a pochi mesi fa ero veramente in fissa col Pioneer e secondo me era effettivamente il formato migliore, ma purtroppo ad oggi serve qualcosa per svilupparlo meglio, perché è veramente adesso un formato stantio e ha avuto nell'ultimo anno ha avuto meno cambiamenti del Modern, assolutamente. Quindi vediamo adesso scammata di Griff turno 1. Tron non ha una mano fortissima, penso che questo game durerà poco. Abbiamo visto un mulligan a 5 di Kosaka, un mulligan a 6 di Dominguez. Kosaka ha tenuto con la scammata a turno 1, pesca orchetto e qui ce ne andiamo su Marte. Ce ne andiamo su Marte e Kosaka si avvicina a vincere il primo game. Vi prego, non ricominciamo in chat col discorso formati. Ve lo dico perché vi ho già detto che questo non è un torneo in generale dove si vede Modern post Lotr, ma questo è un Pro Tour, ci sono i team, le liste rivelate, la gente che sa cosa gioca l'altra gente e che dice basta, ragazzi, basta, soprattutto perché ne abbiamo già parlato, non solo, ma perché mi sembra veramente un po', non lo so, anche inutile. Poi cioè, preferisco questo, preferisco quello, ognuno è libero di preferire quello che vuole, preferite quello, anche il formato più brutto del mondo, preferitelo. Tantissime persone qui vi sono stati a dire, è venuto anche Andrea Mengugio a dirvi che guardate, Pioneer ha delle linee, delle giocate che sono veramente un pochino poco, insomma, interessanti, mentre Modern è davvero molto più complesso, molto più bello, eccetera. Fine, ciao ciao ciao. Invece no, non è vero, che butto benzina sul fuoco completamente a caso, lo dichiaro così almeno la chat mi inizia a odiare. A me Pauper fa schifo. Ora vediamo la partita. No! Non toccare Pauper poi, non toccarlo. Pauper è imbarazzante, comunque. Ma lo stai facendo davvero? L'ho fatto. Guarda, fatto, che assolutamente. Hai tornato a mazzo, cioè, la gente si mena. L'ho fatto. Stavo scherzando, raga, ovviamente. Cioè. Vabbè. Allora, di qualcosa anche su Commander, ti prego. Ragazzi, Commander. No, è, Commander non so proprio come si gioca, raga. Evidentemente uno dei formati più belli e più divertenti. Non è un formato competitivo. Chi gioca Commander in maniera competitiva, forse ha sbagliato proprio Commander. Dai, sti cazzi, raga. Cioè, veramente, a che vi frega. Cioè. Tutto Magic è bello perché sono 277 miliardi di modi per giocare, esatto, dai, di che cosa parliamo? Giocate come volete, giocate con le carte comuni, con quelle non comuni, cioè giocate minimaster, giocate Mental Magic, abbiamo un gioco che è talmente meraviglioso che di che cosa si parla? Cioè, sì. Ripeto, Commander è un altro gioco, proprio un altro gioco. Guarda, io ultimamente vorrei fare delle partite di pre-modern e non sto scherzando. Sì, pre-modern perché mi perché mi piacciono un botto le carte, cioè come i disegni delle carte. C'ho avuto un momento. Cioè, il punto è che poi quando i formati vengono sviluppati in maniera competitiva succedono cose come quelle che sono successe, ripeto, in Pioneer, dove veramente ci sono tre mazzi e sono evidentemente un gradino. Ora metto il carico da 90. Noi adesso stiamo guardando, perché la partita che stiamo vedendo sappiamo benissimo come va.
Quindi sai che c'è? Che pure Modern fa schifo, fa ecco tutto qua, schifo, fa tutto basta giocare a Magic. Spengo la stream, spengo. Basta, vado. Spegni tutto, basta. Cazzo ce ne frega a noi. Comunque ovviamente sono super ironico, sto cazzarando evidentemente. Però, cioè, non ce ne frega niente, basta, Magic è bello e basta. Giocate quello Magic che vi pare, è fighissimo. È meraviglioso e tutte le volte che vado a un torneo io questa monotonia, questa, non la vedo, cioè almeno a un torneo moderno. Allora, qua il Pro Tour di uno, noi io e Simone abbiamo delle regole incredibili di uno, noi il nostro team con Marco Amiduzzi e tutto quanto, giochiamo a uno a tutti i tornei di Magic, non so certo. Se ci avete mai visto in giro se per Roma, vedete, io ho sempre le carte da uno veramente con me, non ma sto dovrebbero scherzando. Farci lo stream di come giochiamo a uno noi. Sì, sì, assolutamente. Noi giochiamo a uno con le regole di Magic, che puoi counterare le spell. Sì. Cioè abbiamo Stifold. Abbiamo Stifold dentro, esatto. Uno che se fai il più 4 ti faccio Stifold. Allora, comunque. Partita numero 2 dopo che Kazune Osaka si è portato a casa la prima. Griff, io non ho visto se ha Undying Evil in mano. Forse qui è uno scartino puro. Non... No, c'è la scammata. C'è la scammata seguita da Blood Moon. Quindi devo dire che potrebbe essere una partita anche qui, tra virgolette, già conclusa. Ora sta pensando a cosa scartare, sono due le carte che potrà scartare. Forse ha senso effettivamente scartare Anello, forse ha senso scartare Anello, perché si ritrova, lui è un dead draw, quindi si potrebbe ritrovare con un quanto problema. Mi dà fastidio Dominguez che mette i... tocca le carte degli avversari. Lo so, mi lui dà è... troppo fastidio. Al tavolo è molto aggressivo, però è una cosa che paga. Comunque, eh? No, non è niente a split second nelle nostre regole di uno, si stifla tutto. Tutto, pure il cambio colore. Però ce ne sta una nel mazzo, cioè uno stifle. Vabbè, comunque, qua arriva Griff. Griff, vediamo il secondo target di Griff. Qua rispondo, è una scelta. Però la domanda di dama di Amada Vidone 83, secondo voi con l'Otra ha cambiato il Modern? Assolutamente sì. Come nascita di mazzi, redattamente i mazzi esistenti? Assolutamente sì. È nato un nuovo mazzo di Mir Control da zero, proprio sì. Da zero. Molti mazzi che avevano bisogno di un boost l'hanno ricevuto. Alcuni mazzi che forse non avevano bisogno di un boost adesso sono diventati un pochino problematici. Ma lo vedremo col tempo. Beh. Un mese, ragazzi, è proprio sbagliato anche per parlarne. Comunque intanto Dominguez ha top deccato il dismember che gli aveva scartato prima il giocatore di Scam. Come stanno andando gli italiani? C'era Del Pivo a 10 vinte e 3 perse ed è stato pairato contro Dominic Harvey, mi sembra. L'abbiamo visto prima, speriamo giocatore di vedere la fortissimo, partita. Giocatore canadese fortissimo, fortissimo proprio. Ma qui non ci siamo persi, vedi che qua non dismember, per... dismember saga. Abbiamo visto, grande partenza. No, ma Dismember non ce l'aveva. L'ha top deccato, l'ho detto. Gli ha fatto scarto, ha stappato, ha top deccato Dismember. Perché wow. Comunque serve anche quello. Top wow. Deccare Dismember che è forte in tutti i formati, top deccare removal. Sì, infatti. E... ma qui c'è Blood Moon adesso, sì, terzo turno. Ma ce l'ha la terza terra, sì. Mi metterà Palude e Blood Moon, anche perché non ha altre giocate. Quindi... ah no, scusa, deve ancora pescare. Peggio mi sento. Fetch per Palude... ah no, la palude ce l'ha in mano, quindi qui può fare fetch per una, insomma, per una Shockland per levarsela dal mazzo. Probabilmente ha fatto questa scelta. No, c'ha un'altra palude. Quindi quante palude gioca sto ragazzo? Beh, gioca 2-3, sì. Aria Blood Moon. Mamma mia, qua forte questa, ragazzi. Questa è molto forte. Uccide la saga che sarebbe stato davvero interessante. Esiste quindi questo piccolo token 1-1. Away Might che è forte contro Blood Moon, molto forte. Anche questo top deccato, però non c'è la terza terra. Invece dall'altra parte di terre ne abbiamo un po'. Un buon quantitativo. Guarda, se Might fosse stato 0-1 non avrebbe messo la stessa pressione. Devo stare a dire prima, va bannato Might. Orchetto forte. Orchetto forte proprio. Ammazza tutto, mamma mia, Orchetto, ragazzi. Lo fa, non fallo combattere. Ah no, perché non vuole che lui peschi verde. Ha ragione. Fa subito Orchetto per uccidere Might. Correttissima. Sì, è lievemente accelerato il video. Sì, assolutamente. Grande Kosaka. Guadagna 2. Dominguez. Pesca. Dominguez comunque se riesce a fare l'endrop numero 4, l'endrop numero 5, c'è quella Oblivion Stone che ormai è sfuggita, quindi insomma.
pesca un altro orchetto? Chiede quant'è? Sta pescando un altro orchetto, però è pure fortunato. Cioè. No, c'è un altro orchetto, mi sembra. No, un Ragavan. Ragavan della muerte. Perché poi Dominguez c'ha un bandito in mano. Ragavan con dash attacca anche con orchetto, praticamente per sperare che nel blocco Dominguez blocchi orchetto. Esatto, che poi rientra. Perché c'ha Undying Miles in mano. Giusto. Dominguez però mi sa che bloccherà Ragavan. Si salva, penso, comunque il pezzo, sì, infatti. Ma certo che te lo salvi, anche perché sennò è carta morta, quindi insomma... Non... Prende un danno, va a 17. Muore, ritorna Ragavan, con un rientra segnalino. 3-2, vediamo cosa pesca Dominguez. Arriva la terra, chiude trono. Importantissima. Ma non c'è... La terra numero 5 fa paura poi, Si può usare Oblivion Stone. 4 mana, anello, che non gli ha scartato. Sì. 4 mana, anello, che non gli ha scartato. O carne il bandito, invece no, ovviamente arriva anello che pescherà. Chiaramente il danno di orchetto non può essere rivolto verso la faccia di Javier Dominguez. Lo spara su Ragavan che è un 3-2. Ha pescato un altro anello. E si accorge che si va su 1-1 perché il giocatore giapponese ha pescato un chilo e mezzo di terre. Sì. Non è stato fortunato, no. Quindi anello in tuo anello? Oppure pesco una terra due. Da pesca. Anello, uhu! Lei è forte. Ha preferito fare questo prima di pescare con l'anello. Certo, questa è stata buona, ha pescato molto bene. Tra l'altro blocca anche. Non ha trovato però la terra, no, perché ha trovato Saga. Saga. Qui un po'. Vabbè, una 3-2, una 2-2 possono attaccare. Non farà mai la seconda Blood Moon, ovviamente. Prende danni da Larmi, non prende danni da Ragavan. Tra l'altro credo che abbia pescato Shieldred. Non sarebbe male. Shieldred è una bella carta di Magic. No. No, non ce l'ha, ok. È Blood Moon. E che fa? Ne fa un'altra. Ma c'è Oblivion. Ah, ecco, ci ripensa. Già, c'è avuto un momento di follia. No, non penso l'abbia vista. Se ne pesca 1-2. Non è arrivata terra. Una terra arriva di Dismember che fa male però, Non è arrivata la quinta terra. Che partita strana. Per usare questa Oblivion, poi alla fine vedi le partite anche quelle scontate un po' ti sorprendono. In questo caso, ripeto, la mancanza di terra da parte di Javier Dominguez fa tanto. Fa praticamente tutto. Cioè, fa praticamente tutto. Arriva anello, Arianello. Giustamente. Buttando quello gli fa troppi danni. Pesca. È arrivata? È arrivata o non è arrivata? No, va in discard, non è arrivata. Ha fatto Ancestral. Mi sa che scarta almeno 3. Scarta Blood Moon e Leveler. Leveler è forte perché anche dal cimitero può tornare. Ah, questo Dossiz è buono. Non so che gli leva. Ah, era buono se non ci fosse stato l'anello. Pure cioè, c'ha 7 carte, penso che... Comunque che non riesce a pescare la quinta terra, incredibile. Ah dai, mo arriva. Ora pesca 2. Dai, mo arriva, dai, basta. Siamo vicini ad 1-1. Ma quella terra che sta giocando Kazune Kosaka là, che cos'è? Una Mount Doom? Sì. E che serve? Fa dei danni. Semplicemente a board vuoto può fare dei danni, niente di incredibile. A board vuoto fa danni? Sì. Ok. Esattamente una fama, fa danno a 3, mi sembra. Infatti, cioè, fa danno a 3, fa danni. Quindi, delle volte è una terra che può fare delle cose, sostanzialmente.
E arriva El Bandito. E Danello diventa un 4-4. Qui ha fatto. Ha pescato terra. Niente. Tutto finito. No, ha pescato prima terra. Anche adesso. Tu dici Kazuke, Kazune. Troppe terre, veramente molto sfortunato. Seconda Bloodmoon non serve a niente, dai, ti faccio uno scartino. Tra l'altro, col fatto che Anello diventa creatura, se Scam giocasse Dismember, che non gioca, lo potresti levare. Tutto vero. L'indistruggibilità, così insomma. Non esiste. Ammazziamo tutto. La gente che segue il PT, la gente che segue il PT, la gente... Ok, scarta Silvia Scrying tra tutte quelle cartissime che aveva. E niente, penso sia tutto finito qui. Eh sì, vedremo G3, dai. Però troppe terre da parte del giocatore di Rakdos Evoke. Sì, un po' troppe, è stato un po' sfortunato secondo me. Molto sfortunato. Arriva la foresta. Un po', ma qua vabbè, ce ne siamo andati, perché lui questo turno può fare addirittura spacco. Spacco e faccio una tabella. Oblivion. No? No, invece va a prendersi qualcosa dalla side. Quel qualcosa spero sia Vurkoil Engine. Lo è, lo fa e direi che. Possiamo andare all'altra partita. Ma comunque gli ha detto molto male al giocatore di BR, ragazzi. Kazune Kosaka veramente ha giocato anche bene secondo me, ma poi wow, non è stato aiutato la fortuna per niente. C'è un po' di pulizia, è giunta l'ora. Ma sta pizza che facciamo, la tiriamo? Ok, allora vediamo. Parte Kosaka stavolta. Il dado ovviamente conta un botto. Mudicato a 6. Anche Dominguez, terra tappata, passo e foresta Ancient Stirlings. Stirlings che prende probabilmente miniera di Urza. No, prende Vurkoil. Non conosco la mano di Dominguez. Vurkoil qua è una scelta e quindi probabilmente ha delle terre di trono in mano. Yubianello non penso siano andati benissimo purtroppo. Infatti sono un po' dispiaciuto perché un mazzo a me piace tantissimo. Però vabbè, comunque. È stato il terzo land drop Kosaka. Era importantissimo perché avrebbe fatto Fable e il turno dopo poteva fare Blood Moon. O anche questo turno Blood Moon era importantissimo questo land drop. Si è chiodato e ovviamente vedeva il terzo pezzo di Tron Dominguez. Stappa pesca Ragavan. Sfortunatissimo il giocatore di BR, ragazzi. E arriva anche Warping Whale. Partita perfetta del giocatore di Tron che fa un match senza senso. Senza senso. Partita senza senso. Ma perché non ha avuto le terre? L'ha pescata adesso il terzo di un drop. Gli serviva per fare Blood Moon. Sì, gli ha detto veramente male. Invece per Dominguez è andato tutto troppo liscio. Queste sono le partite che Tron vince contro BR, perché BR si ferma la pressione e invece... E Tron fa tutto ciò che deve. Veramente tutto ciò che deve. Arriva Fable, ma... Preferisce quindi fare Fable anziché... Eh sì, tanto almeno si pulisce la mano dopo, ma di cosa parliamo, cioè? E Dominguez, un altro Pro Tour in cui performa, direi. Eh sì, credo che questo sia top... Non ho capito se fa top 8 con questa partita, ma insomma... Intanto ci dicono dalla chat che Marco Del Pivo ha vinto. Ragazzi, se adesso ci passano la partita di Del Pivo, io vengo e vi ammazzo. Avevamo detto no spoiler, eh? No spoiler. E Tali sta qua arrabbiato, nervoso. No, vabbè, esagerato, però no spoiler finché non finisce il turno, perché fondamentalmente
potrebbero, e noi vorremmo tanto che ci passassero Marco Del Pivo, che ha giocato tra l'altro contro la Mulettaitan, l'abbiamo visto prima, insomma. Vabbè, che faccio? Un obbligo se non la faccio? No. Aveva un mana in più, quindi vabbè, adesso può tranquillamente abbandonare la partita il giocatore Kazune Kosaka, non c'è molto da fare. Qua, come hai detto tu, pulisce la mano, la Bloodmoon va via. Tranquillo Razak, chiedo scusa, io a te sono stato pure insomma troppo diretto, però l'idea appunto è quella di non spoilerare per chi vuole vedersi le partite. Esatto. Intanto qui niente, purtroppo il giocatore giapponese aveva anche una bella mano, era partito Doughty, poteva fare Bloodmoon la terza terra, ha inciso troppo. Questo cos'è? Un sondaggio? Cosa hai fatto? Ah no, ho messo in primo piano, ok. Arriva una Bloodmoon, ma arriva tardi questa Bloodmoon. Tardissimo. Comunque, riguardo al discorso che si è sviluppato in chat, io dico la mia. Dice, no, vedere queste partite non è un buon biglietto da visita per il formato. Ah, da una parte sicuramente un po' di ragione chi ha fatto questa formazione ce l'ha, nel senso che comunque il Pro Tour è un po' il... la cartolina. Però si sta parlando di Magic competitivo. Chi segue il Magic competitivo? Cioè, se i giocatori di Magic competitivo fossero i 405 che sono qui oggi in chat, noi saremmo morti, non l'avremmo manco fatta, sai. Diciamo che se pochissime persone che io anche conosco giocano competitivamente tornei, cioè seguono il Pro Tour. Poi le liste vengono sicuramente viste e io spero che la mia opera di divulgazione nel dirvi che questo è un torneo a liste rivelate, che questo è un torneo, certo, in cui i team, e che questo è un torneo particolare con un field ridotto dove la gente non porta tutto quello che vuole eccetera, chiaramente, ripeto, possa educare le persone nel dire ok, non devo proprio per forza vedere le liste del Pro Tour come un oh mio Dio, Modern, certo, è fatta solo di Rakdos, certo, e però, Tron. Comunque, concordo con la chat e su una cosa, che il Modern è indifendibile, ha bisogno di un ritocco. Io ogni aspettiamo. Comunque annualmente, generalmente sui... sento questa frase, dici. No, sui formati di Magic competitivo, come anche comunque annunciato la Wizard adesso, ogni anno ad agosto ci sarà un recap di tutti i formati di Magic, soprattutto quelli ovviamente del competitivo, dove verranno affronteranno le varie problematiche del Pioneer, del Modern, eccetera eccetera, e si spera ovviamente che ogni anno andrà sempre a migliorare per rendere il gioco migliore, semplicemente questo. Detto ciò, si cerca Boseiju per ammazzare Bloodmoon, va a 27 di anello. Adesso chiaramente con Boseiju, vabbè, comunque la partita è finita, dobbiamo mettere proprio in pausa, quindi questa partita io mi sono perso l'inizio. No, la partita tutta, è stata, diciamo, niente, è stata Mulligan a 6, Mulligan a 6, due mana Doughty, un mana di terra passo, terra Chromatic Spirit, due mana Doughty, un mana Dismember, salto il terzo land drop, partita finita. Certo, chiaro. Partita finita. Peccato per terzo, si pescava terzo land drop. Kosaka, comunque, quello che possiamo sicuramente dire è che Tron dimostra una resilienza, una resistenza, una potenza, una forza anche contro i mazzi che in qualche modo gli vogliono male, che stanno bene contro Tron, davvero invidiabile. Cioè, non so se sto mazzo così Modern, forse è effettivamente adesso come adesso, grazie anche all'anello, diventato un po' eccessivo. Questo è un'affermazione che faccio con un po' di
difficoltà, ma caspita, è vero, è così. Comunque, gli standings tra un po' ve li facciamo vedere prima che ci sia il prossimo round. Abbiamo comunque, ve lo possiamo dire, ben 4 italiani in prima pagina. Siamo molto contenti come stanno andando i nostri ragazzi, veramente, veramente. Tutto danno, tutte cose, mano, e purtroppo Kazuko Kosaka non ce la fa.